Ciao Carlo, e intanto grazie per avermi proposto questa collaborazione. Devo ammetterlo, l'ho veramente apprezzato un sacco. Soprattutto dopo una puntata di Luca Toselli Show, che è un format che non portavo da tempo, era la prima puntata del 2019 e non è neanche andato tanto bene in termini di visualizzazioni. Che cosa ti ha spinto a buttarti su qualcosa di nuovo? Perché diciamocelo, tu sei uno della vecchia generazione, ma è disarmante vedere come ti sei calato nella parte con tanta semplicità, con tanta facilità. Ma guarda, per me è stato abbastanza naturale, io non sono assolutamente cambiato, sono sempre lo stesso giornalista che prima, ovviamente, da Milanello o da un marciapiede o da uno stadio dava notizie. Qui a me piace, ecco, diciamo così, che mentre i social fanno magari un po' più fatica a seguire questo schema giornalistico, mi piace mischiare le notizie, perché a me piace dare le notizie, magari condite, perché gli amici che mi seguono possono essere informati, ma in una certa maniera. Ecco perché non ho fatto fatica a calarmi nella parte. Un po' sempre immediatezza e sempre notizie, ma il mio stile, sinceramente, in televisione o sul mio canale YouTube non è sinceramente cambiato. Qual è stato il tuo momento più difficile su YouTube? Perché qualcosa sicuramente ti avrà spiazzato. È successo anche a me, che sono molto più vicino a livello anagrafico a questo mondo, a questa dimensione. Ma momenti brutti non ce ne sono stati. Diciamo che magari non sei pronto a ricevere delle critiche anche magari feroci, anche magari cattive. Anche se devo essere sincero, soprattutto su Instagram, no, ho avuto sempre da anche tifosi di altre squadre, magari non possono essere d'accordo con me, ma sempre molta educazione. Quindi io metto i miei commenti sempre in maniera educata, non polemici, non mi piace polemizzare. Io preferisco parlare magari del Milan piuttosto di parlare male o di criticare altre squadre. E c'è sempre stato rispetto ed educazione. Quindi io momenti così brutti non ne ho avuto. Certamente qualche volta c'è una critica magari cattiva. Ma sai cosa c'è? C'è la possibilità di bloccare chi mi critica in maniera, una critica ci sta, mancherebbe altro, ma una critica cattiva e magari malevola, blocco e anche se io perdo un follower non mi interessa nulla. È il momento più bello invece, perché sono veramente certo che questo nuovo lavoro, tra virgolette, non lo so, ti piaccia veramente tanto, vedendo quanto tempo ci dedichi. Mi piace questo lavoro perché praticamente è il lavoro che ho sempre, diciamo così, fatto in tutta la mia carriera, cioè parlare con la gente, avere un microfono. Adesso il microfono non ce l'ho fisicamente, ma è dentro nel telefonino o dentro nella telecamera, quindi non mi è assolutamente cambiato nulla e lo faccio sempre con lo stesso entusiasmo. Ecco, un filone, un filo, un fil rouge che deve unire qualsiasi lavoro, soprattutto questo giornalistico, è passione, passione, passione ed entusiasmo. Quando ci sono questi due elementi, allora secondo me il passo avanti è già importante. Una domanda forse scomoda, no? Ma credo che debba essere fatta. Quanto ha influito essere Carlo Pelegatti? Nel senso, senza il tuo passato, saresti riuscito a costruirti una fan base così solida, un pubblico così voglioso di vedere nuovi contenuti giorno dopo giorno? Sinceramente penso di no. Io ho avuto un buon successo per quello che riguarda i miei follower a livello di numeri, ma mi interessa non solo il numero e la quantità, ma anche la qualità dei miei follower. Soprattutto perché ovviamente c'è una storia dietro di soprannomi, di telecronaca del Milan, di Mediaset, di Premio Sport, di Telelombardia ai primi tempi, quindi la gente mi conosce. Diciamo così che ho avuto conferma che la maggioranza mi vuole bene, mi segue con affetto e tutto sommato vuol dire che ho seminato bene. Bianco nero io, rosso nero te, e in queste estati, no, con le ultime due, siamo stati coinvolti, intrecciati anche in chiave mercato. Bonucci e Higuain, te li aspettavi questi flop clamorosi, ormai possiamo dirlo, perché io, conoscendo i giocatori, avendoli avuti in rosa per anni, sinceramente no, non me l'aspettavo. Vorrei correggerti sul discorso flop Bonucci. Ovviamente Bonucci non riscuote, tra virgolette, le simpatie dei tifosi rossoneri per come è poi andato, per come è ritornato alla Juventus lasciando da capitano il Milan. Però a livello di campo il flop,
Bonucci direi di no, dopo un inizio veramente complicato, veramente difficile, i tifosi gli sono stati vicini, ecco perché si sentono un po' traditi, perché gli è andato sempre una grande vicinanza. Nel girone di ritorno, lo dice Gattuso, non lo dico io, è stato utile per lo spogliatoio, è stato utile per la crescita di Gattuso. Quindi flop sul piano tecnico della squadra direi di no. Per quello che riguarda Higuain, sì, Higuain ha fatto fatica, ha incominciato il discorso del mal di pancia, c'erano addirittura voci, ma voci, che anche la scorsa estate incominciasse a avere dei dubbi. Quello sì, Higuain veramente mi sembra che anche nel Chelsea stia continuando con questa, su questa linea. È stato veramente un giocatore deludente, soprattutto nella parte finale, non so se per colpa sua o non so, per colpa dell'ambiente che lo circondava, delle voci, non lo so, però in effetti Higuain era un Higuain, ecco, usiamo un aggettivo mai volgare, pallido. Noi volevamo un Higuain molto abbronzato. Tu hai fatto la storia, no, del calcio italiano, non da calciatore, non sul campo, ma dall'altra parte. Io sono laureato in informatica, quindi sono totalmente fuori target, ma ucciderei pur di fare il giornalista, l'opinionista, l'inviato. Un consiglio che ti senti di darmi? Perché vorrei provare a dare quel cambio repentino alla mia vita, ma davvero non so da dove iniziare, come approcciarmi, cosa devo fare, dove devo sbattere la testa. Allora, potrei risponderti con una risposta traccheggiante a centrocampo. Dico, non dico. Oggi il lavoro del giornalista è un lavoro difficile, è un lavoro difficile non tanto quando sei in trincea e allora lì dipende dalle tue capacità, attenzione, bisogna leggere molto, chi oggi non legge fa fatica ad affermarsi in questo mestiere, perché deve essere informato, deve sapere bene l'italiano, deve sapere bene i congiuntivi. Io penso sempre che il giornalista debba informare e, tra virgolette, insegnare qualcosa, perché se tu vai a sentire una corrispondenza di un giornalista oppure leggere che sbaglia gli congiuntivi, che usa spesso il verbo fare, che adesso l'ho usato qualche volta per comodità perché non potevo pensare, ma io quando scrivo il verbo fare non lo uso mai perché c'è sempre un'alternativa. Ho dato 2 o 3 lezioni di italiano a chi ci sta ascoltando, però è importante questo. Però direi che è un lavoro difficile, perché adesso i giovani che sono già inseriti ovviamente saranno quelli che proseguiranno nella carriera di giornalista, ma è un mondo abbastanza chiuso, perché è un mondo un po' difficile oggi proprio per i social, e quindi dovresti essere ben contento tu e tutti i tuoi colleghi influencer. Oggi è quello il futuro, il giornalismo, pur essendo il fascino, perché il fascino del giornalista è inutile e del giornalismo è incredibile, è un lavoro bellissimo, però entrare quelli che sono sul moscone o sul pattino, chiamalo come vuoi, cercare di andare sul transatlantico è veramente difficile. Certo, quando poi sei sullo yacht o sul transatlantico la vita è bella, perché è un lavoro gratificante. Salire oggi è molto complicato, bisogna avere passione, entusiasmo e soprattutto pazienza, che come dice il poeta è la madre di ogni scienza. Il calciatore con il quale sei più legato in assoluto, quello che nella tua carriera ti ha fatto emozionare più di tutti, non deve per forza essere del Milan, così come ti chiedo anche il più forte che hai visto giocare dal vivo e quello che avresti voluto tutti i costi nel Milan ma che non è mai arrivato. Ma per questione di affezione direi che il giocatore così a cui sono affezionato è sicuramente Pippo Inzaghi. Pippo Inzaghi è arrivato nel Milan nel 2001, mio figlio aveva 3-4 anni, ha incominciato a giocare a calcio, continuavano a dargli dell'Inzaghino perché realizzava gol un po' come Inzaghi, non proprio uguale ma con la stessa filosofia, quindi è un giocatore che mi ricorda la crescita anche umana di mio figlio. È il più forte di tutti, a una domanda a un tifoso o a chi ha seguito il Milan, è una domanda imbarazzante, perché io c'è l'epoca di Rivera, c'è l'epoca di Baresi, c'è l'epoca di Maldini, c'è l'epoca di Shevchenko, di Gulli, di Marco Van Basten. E allora, dato che la sua fine calcistica è stata così dolorosa, diciamo così che forse il giocatore più forte, mettiamo Marco Van Basten, ma ne offendo veramente tanti. Il giocatore che avrei voluto, guarda, non è un giocatore, un fenomeno, non è il giocatore più forte della storia, ma se fosse arrivato Tevez quando Adriano Galliani a Londra stava firmando
l'arrivo di Tevez con la cessione di Pato, non tanto per Pato, ma in questo momento, in quel momento sarebbe arrivato Tevez, probabilmente sarebbe cambiata la storia del calcio degli ultimi 7 anni che hanno visto la Juventus, anzi 8 anni che l'hanno visto la Juventus dominare. Se Tevez fosse venuto al Milan, probabilmente la Juventus non avrebbe dominato così e sarebbe cambiata la storia del Milan. Ecco perché avrei voluto Tevez, non tanto, ce ne sono altri mille che desidero o desideravo, ma sarebbe cambiata la storia del Milan, la storia anche della società. Fosse arrivato Tevez, forse anche il presidente Berlusconi oggi sarebbe ancora presidente del Milan. San Siro è lo stadio che mi ha colpito di più in assoluto dal vivo, e ne ho visti anche alcuni europei, però quando arrivi lì davanti è enorme, è bellissimo, non c'è niente da fare. Lo stadium invece è quello a cui sono più legato in assoluto. Io abito in provincia di Modena, ma ho fatto un paio d'anni in cui andavo in tribuna con l'abbonamento a Torino tutti i fine settimana, andare a vedere la mia Juventus, ed è stato molto bello, molto emozionante. Però mi piacerebbe lanciarti questa sfida, no? Il prossimo anno andiamo a vedere o Milan-Juve o Juve-Milan insieme e facciamo la live reaction ai gol, dato che sono cose che piacciono tanto al pubblico, e credo che sia anche un buon messaggio da mandare a chi ci segue, questa sorta di collaborazione tra tifoserie. Secondo me è veramente una cosa fantastica, splendida, far vedere due persone che tifano squadre diverse e che riescono ad andare a vedere una partita insieme, a raccontarla, a parlarne anche dopo e ad analizzarla nel dettaglio. Certo, potrebbe essere un'idea che tutto sommato viene anche sviluppata dalle televisioni, quando per esempio Tele Lombardia, dove io collaboro, ci sono i due tifosi di una squadra e dell'altra che si palleggiano ogni azione delle squadre. Certo, può essere un'idea, anche perché smitizzare un po', parlare in una certa maniera, con una certa educazione di una squadra, di un episodio, sempre tenendo un po' di pepe, perché altrimenti diventa una cosa banale, può essere un'idea. Vediamo se poi ci sarà la possibilità di concretizzarla nel futuro. Il tempo vola e probabilmente abbiamo già raccolto abbastanza per creare un contenuto efficace e di qualità. Secondo me è venuto qualcosa di molto molto bello. Queste erano le domande più interessanti e spero anche meno banali che mi sono venute in mente, perché magari tu hai già risposto durante altre interviste, durante altri video, altre collaborazioni a queste cose, e quindi questo video diventa anche un po' una ripetizione. Sul mio canale sicuramente non c'è niente di simile, è la prima volta in assoluto. E anche la prima collaborazione che faccio con qualcuno, è la prima volta che chiacchiero con qualcuno che ha fatto quello che io vorrei fare assolutamente da qua alla fine dei miei giorni. Come ho già detto anche nel Luca Toselli Show, io sono legatissimo alla tua figura, perché ormai è anni, veramente da sempre, da quando ho memoria, che sei il calcio, sei il punto di riferimento per il Milan, per quanto mi riguarda. E se devo dirti la verità, sono anche stato sorpreso dal tuo commento nel Luca Toselli Show, dal tuo messaggio su Instagram e soprattutto da questa tua richiesta di collaborazione, perché non era stato fatto quel video per arrivare a una cosa del genere. Volevo solamente raccontare al mio pubblico quell'esperienza, positiva o negativa che sia stata, con OneFootball e della possibilità che avevo avuto a novembre, dicembre dell'anno scorso. E mi ha fatto molto piacere, davvero, sono stato contentissimo di questa cosa, sono contento di aver registrato questo video insieme, e prima di lasciare vorrei chiederti se vuoi carta bianca e raccontare qualcosa al pubblico, salutare il pubblico, dire quello che vuoi. Avanti, al tuo momento. Parlavo di passione ed entusiasmo per qualsiasi lavoro, e soprattutto il lavoro del giornalista e di chi parla con la gente che ti ascolta. E io dico anche un po' di sorriso e di divertimento in tutte le varie fasi di un'attività, soprattutto quella legata e soprattutto quella che ti vede sempre in contatto con la gente. Sorridere qualche volta c'è qualche amarezza, ma con un tocco di sorriso si riesce sempre a stemperare qualsiasi brutto risultato, perché ricordiamo, siamo fortunati, perché chi parla di calcio è fortunato, perché il calcio unisce, divide, ma sicuramente crea una cosa fondamentale: l'emozione. Allora io, Carlo, ti ringrazio per tutto il tempo che mi hai dedicato, per la costanza, per la pazienza che hai messo nella realizzazione di questo video, e spero che sia venuta una cosa fatta bene. Sentiamo dai ragazzi qui sotto nei commenti che cosa hanno da dire. Mi piacerebbe provare a fare una cosa del genere anche dal vivo, se per te va bene. Allora, da ospite nel tuo canale ti saluto, saluto soprattutto tutti i tuoi followers, e magari ci sarà la possibilità di ricambiare e sarai tu nel salotto buono di Carlo Pellegrini.